Buonasera, ci sono un po' di informazioni che desidero darvi personalmente perché sono particolarmente rilevanti, a cominciare ovviamente dalla situazione della diffusione del virus nella nostra città. Ad oggi siamo a 77 persone positive, c'è un incremento notevole rispetto all'ultimo aggiornamento. Negli ultimi giorni c'è stata letteralmente un'impennata delle persone positive. I minori sono sempre 5, fortunatamente, ricompresi in questi 77, non ci sono stati decessi e non ci sono stati nuovi casi all'interno delle nostre case di riposo. Andando oltre i numeri, continuo per quanto possibile, per quanto riesco a recuperare i numeri di telefono, a contattare le persone che sono positive per cercare di capire anche come stanno, e fino adesso fortunatamente le persone che ho sentito hanno presentato sintomi all'inizio un pochino più forti, ma poi come la tosse, come la febbre ad esempio, soprattutto la spossatezza, e poi sono state meglio, quindi ad ora non ho ancora avuto modo di parlare con persone che sono state male. Come sapete abbiamo riattivato i servizi, qualora dovessero servire si può chiamare qui per avere un farmaco nel caso in cui non ci sia nessuno per le persone che sono Covid positive sopra i 65 anni o in sorveglianza attiva nel caso non abbiano nessuno a cui possono chiedere di far capitare a casa un farmaco. In quel caso c'è la protezione civile. Tutti i commercianti che sono stati indicati nel file della settimana scorsa e i supermercati che hanno attivato il servizio fanno la consegna a domicilio della spesa ed è ripresa invece la consegna da parte della Protezione Civile dei saturimetri su segnalazione del medico curante. In questo momento sono 4, 5, scusate, i saturimetri a disposizione dei Besanesi presso il domicilio. Si è bloccato, non capisco se va ancora. Inoltre, si era bloccato per un attimo. Inoltre, le altre cose importanti che volevo dirvi riguardano il cantiere della rotonda, che a fronte della necessità di Brianzacque di intervenire su Via Vittorio Emanuele slitterà di un mese. Cosa vuol dire? Brianzacque ha fatto una videoispezione su Via Vittorio Emanuele e ci si è resi conto che la condizione della rete fognaria è pessima, presenta già dei buchi e in alcuni casi mi hanno detto in alcuni punti è a rischio collasso, quindi è pericolosa. Per questo motivo il 3 di novembre, se tutto va bene, se non piove, non ci sono altri problemi, partirà il cantiere di Brianzacque, dalle 5 Frecce scenderà per circa 3 settimane fino alla piazza. Sarà un cantiere particolarmente impattante perché verranno occupati praticamente tutti i parcheggi, tranne quelli della zona dei portici, per poter posare i tubi prima di collocarli. E ci sarà anche il senso unico alternato, quindi chi vive in via Vittorio Emanuele e via 20 Settembre, chi ha necessità di transitare sul tratto quotidianamente subirà dei disagi, però purtroppo abbiamo l'assoluta necessità di intervenire per ripristinare il tratto fognario, verrà fatto nuovo, quindi per un po' di anni speriamo di essere a posto. Dopo l'intervento di Brianzacque rimarrà la strada tutta spaccata, l'asfaltatura verrà fatta con ogni probabilità in primavera, questo perché ha bisogno di assestarsi tutta la parte sottostante all'asfalto e dopo quando si sarà assestata col passaggio delle macchine, con la posa dei nuovi tubi, verrà riasfaltata bene. È lo stesso processo che abbiamo visto in via Moneta e in via Ferrario. Quindi partirà contestualmente quel cantiere di Brianzacque su via Vittorio Emanuele e il cantiere dell'Enel su via Puccini, questo collegato al cantiere futuro della rotonda per iniziare a posare a terra i cavi, quindi interreremo la via aerea dei cavi dell'Enel in occasione dei lavori della rotonda. Quando i due cantieri saranno finiti, o comunque quello di Brianzacque sarà abbastanza lontano dalle 5 Frecce, inizierà il cantiere per la realizzazione della rotonda. Per
che presumibilmente dovrebbe essere intorno al 30 novembre. Oggi invece è iniziato il cantiere in Viale Rimembranze, opera collegata, e anche questo dovrebbe avere un cronoprogramma che ci porterà, ci accompagnerà più o meno, penso, fino alla fine dell'anno, sperando sempre nel bel tempo. Purtroppo quando piove ci si deve fermare. Il cantiere di Viale Rimembranze è partito in ritardo perché già che stavamo per spaccare, l'ufficio, molto intelligentemente, ha messo d'accordo Brianzacque e team, anche in quel caso, per evitare poi che si arrivi a dover rompere l'asfalto subito dopo che è stato fatto. Quindi questo è l'aggiornamento importante sui cantieri, soprattutto in via Vittorio Emanuele, perché comporterà un po' di disagi. L'altra notizia non bella, purtroppo, è che dovremo rinunciare alla Fiera di Santa Caterina. Si era già capito ormai, noi abbiamo lavorato per farla in un modo diverso, avevamo idea di spalmare completamente la fiera per mantenere le distanze praticamente dalla stazione alle Cinque Frecce, ma non è il DPCM, l'ultimo di fiatto ce lo vieta, rimarrà in vigore fino al 13 novembre, è vero, però con questi chiari di luna è anche difficile mettersi a questo punto a lavorare nella consapevolezza che difficilmente ci consentiranno di farla, quindi non possiamo considerare di farla, ecco. Penso che ci sarà sicuramente la funzione religiosa, stiamo pensando a qualche altra idea per comunque mantenerla viva in questa 127esima edizione strana. È un peccato dopo 127 anni farla così, però quest'anno dobbiamo avere pazienza. Allo stesso modo avevamo messo in piedi con l'Associazione Combattenti, gli Alpini, la Banda il 4 novembre, ma una comunicazione che è arrivata ieri dalla Prefettura e soprattutto dal Ministero della Difesa ci indica sostanzialmente di non fare le cerimonie, quindi verranno comunque apposte le corone da parte dei fioristi, da parte dei fioristi, e ci si terrà comunque domenica mattina alle 9, domenica 8 alle 9 la messa, e saremo presenti anche io e il comandante Verlecchia, perché la messa si può fare. E penso anche una rappresentanza degli alpini e delle associazioni, ovviamente tutti a debita distanza, come se fossimo a messa normalmente. L'ultima informazione importante che vi volevo dare, perché comunque sento che c'è grande richiesta, riguarda le vaccinazioni. Si stanno avendo per finalmente un po' più di informazioni. Vi anticipo che la finestra, condivisa tra l'altro con tutti i medici della nostra città, per fare le vaccinazioni al palazzetto è nell'ultima decade di novembre. Poi verranno date informazioni più dettagliate. Ci sarà una struttura che non si è mai vista a Besana, speriamo di riuscire a metterla in piedi così come l'abbiamo progettata, perché è davvero veramente imponente, e verranno richieste anche alcune cose da fare, tipo portare una penna, lo anticipo subito, alle persone che dovranno venire a vaccinarsi. La vaccinazione al centro sportivo, al palazzetto, è dedicata unicamente agli over 65. Le persone sotto i 65 anni riceveranno indicazione dai loro medici. Quindi le persone sopra i 65 anni invece riceveranno indicazione circa la finestra temporale nella quale presentarsi al centro sportivo per poter fare la vaccinazione antinfluenzale. Ad oggi l'impressione che abbiamo, ma che penso sia realistica, è che riceveremo vaccini per il 75% degli aventi diritto. A Besana sono 3.600 le persone con il 65, buona parte di queste risiedono in case di riposo, quindi più o meno riusciremo a coprire completamente le richieste. Ovviamente da parte mia il consiglio è di farla la vaccinazione. Io personalmente la faccio da 10 anni, il mio papà è uno di quelli che non l'ha mai fatta e quest'anno sta giustamente pensando di farla. Ah, un'altra cosa importante che vedo nei commenti: le lettere della Tari stanno arrivando. C'è allegata alla lettera una mia lettera personale che vi spiega la complessità, di quello che sta succedendo dietro alla tariffa. Non sono belle notizie, ve lo dico subito tranquillamente, che non dipendono però da noi, almeno una parte. Una parte non dipende da noi, e che è sul calcolo della struttura del piano tariffario, su cui è intervenuta ARERA, che è l'agenzia che regola le tariffe, e anche il
Un altro aspetto è dovuto all'aumento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti che cerco di spiegare nella lettera e che spiegherò anche nei prossimi giorni pubblicando un video ben fatto della Gabanelli di Data Room di qualche anno fa, che però spiega esattamente cosa sta succedendo e perché alla fine chi deve pagare sono sempre i più virtuosi. Noi abbiamo una raccolta differenziata che si aggira intorno all'80% e questo ovviamente un pochino irrita. Mentre l'altra parte che dipende da noi è uno sforzo da parte dell'amministrazione comunale per venire incontro alle imprese di Besana, che come vedete in questo momento stanno soffrendo. Noi abbiamo tagliato la parte variabile della Tari del 25% praticamente a tutti. Se non sbaglio, erano tre scaglioni, dell'80% l'abbiamo tagliata a bar e ristoranti, che come vedete in questo momento sono in ginocchio. Ho saputo che un ristorante della nostra città non ha più riaperto dopo il lockdown, e del 100% invece agli asili. La parte variabile al 100% è stata tagliata agli asili, che sono sostanzialmente quelli paritari della nostra città, che però rappresentano forse l'ultimo servizio precipuo della frazione. Dopo tanti tanti anni, alcuni sono proprio storici, quindi abbiamo voluto dare un ulteriore gesto concreto nei confronti della scuola dell'infanzia e delle paritarie della nostra città. Quindi i due grandi motivi per cui la Tari è arrivata in ritardo è perché dietro c'era una complessità assurda per spiegare, per capire e strutturare la tariffa, e dall'altra parte perché si è deciso di rompere il salvadanaio, come dice il capogruppo Romanò, per andare ad aiutare un pochino le nostre imprese. C'era un'altra cosa che volevo dirvi sulla Tari. Ah sì, la Tari ha una natura particolare, per cui se costa 100 al comune, per legge noi dobbiamo far pagare 100. Siamo obbligati. Solo in certi casi eccezionali come questo possiamo intervenire per abbassare un pochino gli importi, ed è quello che abbiamo fatto per le imprese. Più o meno è costato 115.000 euro questo intervento da parte del comune. Avevo visto una domanda interessante, quindi sulla Tari ho risposto. Sui lampioni si è svolta la gara quest'estate, deve ancora essere assegnata perché comunque è una gara mostruosa, l'importo, se non ricordo male, è sui 4 milioni di euro, quindi una volta che sarà assegnata, ci vuole tempo perché è un sistema di calcolo abbastanza complesso, poi inizieranno i lavori per la sostituzione di tutti i corpi illuminanti a LED. In alcuni casi cambieremo anche il lampione proprio, come è già stato fatto fino alla in alcune vie. Su Vittorio Emanuele qualcuno mi dice: lasciare una strada trafficata non asfaltata fino a... No, verrà asfaltata, ma avrà degli avvallamenti, non sarà al massimo, però se noi spendiamo i soldi per asfaltare e non si assesta la strada, si rifanno gli avvallamenti, e quindi poi chi si lamenterà per la strada non asfaltata male si lamenterà in ogni caso per la strada asfaltata con le buche. Per cui la cosa migliore da fare in questi casi, l'abbiamo visto su via Ferrari e via Moneta, che adesso è un biliardo, si è lasciato assestare il terreno e poi si è rifatto il tappetino, si chiama così. Poi se non ci sono altre notizie, queste erano le cose più importanti che volevo dirvi. Chiedo pazienza a chi abita in via Vittorio Emanuele perché effettivamente non avrà parcheggi, avrà il senso unico alternato, però non abbiamo alternative. La fogna è talmente mal ridotta che necessita un intervento così rapido da parte di Bernanzacque, che anzi, meno male che fa le video ispezioni, dalla capacità di intervenire praticamente così in fretta. Poi vabbè, tutte le altre strade so che sono conciate, cioè leggo sempre quando mi scrivete che ci sono strade di Besana che sono malmesse, lo so, però abbiamo 80 km di strade e intervenire dappertutto non si può. Ho fatto una stima così rapida che se dovessimo neanche scarificare, quindi non neanche togliere l'asfalto vecchio, ma semplicemente andandogli sopra, con quello nuovo semplice col tappetino, siamo intorno ai 40 milioni di euro per asfaltare tutte le strade. Il nostro comune ha un bilancio di 13 e 10 vanno di spese correnti. Vuol dire che vanno in stipendi, la luce, sia quella del comune, delle scuole, ma anche del
la luce pubblica, l'illuminazione pubblica, cioè, quindi, e abbiamo, quest'anno incassiamo veramente poco di oneri per poter fare gli investimenti, quindi dovremo trovare in qualche modo sempre delle soluzioni un po' più fantasiose per intervenire. No, agli over 65 non verrà recapitato a casa l'invito per la vaccinazione, faremo il massimo della comunicazione possibile. Qui già chiedo una mano a tutti quelli che, magari ai figli dei genitori che non hanno i social, che non hanno gli strumenti più moderni, ma faremo una grande comunicazione per indicare le fasce temporali nelle quali venire a fare la vaccinazione. Chiedo una mano a tutti per poter indicare ai genitori, alle persone anziane che conoscono, per dire esattamente il giorno e la fascia oraria nella quale venire a fare la vaccinazione al centro sportivo, al palazzetto. Quindi a tutti chiederò una mano quando avremo i dettagli un pochino più confermati sulle vaccinazioni. Però ripeto, abbiamo una finestra temporale che è nell'ultima decade di novembre, quindi in quella settimana lì, in quei 10 giorni lì, ci saranno le vaccinazioni. C'è stato proprio un incontro lunedì organizzativo con tutte le associazioni, che ringrazio sempre, non so, veramente non ho più parole, per Protezione Civile, Ordine di Malta, e questa volta ci aiuteranno anche gli alpini, perché è uno sforzo impressionante. E poi il giorno seguente, quindi ieri, con i medici, per organizzare il tutto questo. La Zulatalia, ho detto prima, riguardate il video, sta arrivando proprio in questi giorni, so che a qualcuno è arrivata, so che a qualcuno no, ci sono stati dei ritardi dovuti al fatto che è cambiato il mondo della Tari, quindi l'ufficio ha dovuto recepire le nuove normative, tradurle in tariffa, tra l'altro proprio mentre eravamo pronti poi sono anche cambiate e poi sono uscite, quindi non ci sono altre novità, mi sembrano già abbastanza queste. Anche sui numeri magari pubblicherò sempre il grafico dei positivi in ottobre, vedete che la curva schizza, perché ce ne sono 77, in 30 giorni si sono contagiati, ci sono stati 80 tamponi positivi di besanesi, significa che sono veramente tanti. Per fortuna le persone che ho sentito stavano relativamente bene. E un altro dato che può interessare sono i saturimetri del comune, che sono in distribuzione alle persone che hanno bisogno, da parte, su segnalazione del medico di base, sono 5. Quindi la situazione sulla nostra città è un po' questa. Su un giornale locale di ieri ho risposto a un po' di domande in cui dicevano non bisogna essere né allarmisti né negazionisti. La via è stretta, la percorriamo con serietà. Cioè abbiamo un po' di cose, abbiamo un po' di cose da fare per cercare di evitare di chiudere, perché altrimenti sarebbe una mazzata. Quindi, sui cimiteri, leggo una domanda sui cimiteri, è una cosa che mi sta a cuore. Stiamo lavorando tantissimo, vi do un esempio, sul sito del comune potete andare a cercare la mappa digitale dei cimiteri, cliccare sulle tombe e leggere il nome delle persone. È un dato pubblico perché è tanto esposto. Per dirvi il tipo di lavoro che è stato fatto, prima lavoravano con i fogli volanti, adesso addirittura c'è la mappa dei 6 cimiteri sul sito, sono 7.000 tombe, stiamo lavorando per rimetterli in sesto. Se vedete ci sono tutte le fontanelle nuove, se vedete qualche intervento, già oggi sono passato da quello di Vergo e stavano passando a pulire in occasione appunto delle festività. Per cui stiamo cercando di lavorare. So che c'è il problema della scala Villa Raverio, lo sappiamo. Piano piano stiamo cercando di sistemare. 6 cimiteri con la mancata manutenzione di tanti anni hanno un costo assurdo. Però pian pianino ci stiamo mettendo anche mano, la bacchetta magica non c'è. Però secondo me già anche lì un piccolo segno di rinnovamento e di presenza c'è. Mi fermo, sono dopo esagero. Grazie a tutti, buonasera.